con Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Che cosa significa questa presenza anche qui a Fossano questa mattina con il banchetto della Lega? Ma due gli obiettivi: una parte è la riapertura delle scuole, siamo praticamente l'unico paese in Europa che non è ancora ripartito, e l'apertura di lunedì veramente preoccupa. Mancano le aule per poter garantire il distanziamento, mancano gli insegnanti, mancano i livelli. Non si sa ancora come il trasporto pubblico locale possa portare i nostri ragazzi nelle scuole, e mancano addirittura i banchi, con i banchi a rotelle che sono arrivati in misura talmente piccola da non poter essere utilizzati dai nostri ragazzi. Quindi una gestione abbastanza demenziale, visto che da marzo le scuole sono chiuse e ci si è arrivati all'ultimo momento senza una programmazione che consenta la riapertura in sicurezza. Sull'altro fronte invece siamo invasi, ripartita alla grande le partenze dall'Africa di regolari che vengono fuggendo da rivoluzioni o guerre civili, ma immigrati economici che vengono da paesi assolutamente tranquilli. Vengono, ne sono venuti 4 o 5 volte quelli che sono entrati l'anno scorso, purtroppo tra di loro ve ne sono anche molto positivi al Covid, e scappano dalle strutture dove dovrebbero fare la quarantena e vanno in giro con la possibilità di diffondere la malattia. A fronte di questi ingressi ci sono ancora delle leggi per cui con i decreti Salvini tutti questi ingressi non si sarebbero verificati, e invece facendo applicare una legge approvata dal Parlamento Salvini andrà a processo il 3 per sequestro di persona, quando invece credo che a processo dovrebbero andarci coloro che non applicano delle leggi che sono ancora in vigore. Sul vostro volantino si legge: col pessimo governo delle poltrone, in Piemonte col buon governo della Lega. Io credo che la stessa amministrazione, che è tutta schierata e presente nella raccolta delle firme, abbia dimostrato la buona volontà di andare incontro a tutte le esigenze dei cittadini. Da Roma invece solo delle linee confuse, incertezze, con insegnanti, alunni, genitori che non sanno a che ora cominceranno le lezioni, se saranno a tempo pieno, come si svolgeranno queste lezioni. Insomma, il caos più totale.